Sarà un'inchiesta della Procura di Lago Negro a chiarire le effettive cause della morte di Oreste Menà, fra un 90enne di Sala Consilina, morto il 10 novembre scorso a distanza di 12 ore dalla somministrazione del vaccino antinfluenzale. A presentare denunce ai parenti dell'anziano insospettiti da un eccessivo gonfiore della parte addominale riscontrato sulla salma. Da qui la decisione di far luce su quanto accaduto e la successiva esumazione disposta dalla Procura ed eseguita al cimitero di Sala Consilina. Allora, c'è stato un esposto da parte dei familiari, una segnalazione. E il sostituto ha ritenuto opportuno e doveroso approfondire la situazione, ma il sospetto è che ci possa essere un nesso di causalità tra il decesso e il vaccino che questa persona aveva assunto prima. Nel corso dell'esame autoptico sono stati prelevati tessuti epatici al fine di effettuare esami tossicologici. Sono stati prelevati, diciamo, delle parti anatomiche e istologiche e quindi ci sarà necessità di esami di laboratorio, peraltro piuttosto complessi, per poter poi stabilire se c'è un nesso di causa con il vaccino e la morte. Il vaccino antinfluenzale somministrato all'anziano non apparterrebbe a nessuno di quelli sospetti o sotto inchiesta dopo alcuni decessi dei mesi scorsi. Ad ogni modo, i parenti della vittima hanno deciso di investire l'autorità giudiziaria esclusivamente per un senso civico e per ricercare la verità scientifica.